Questa festa dei mandorli in fiore è riuscita oppure no? Credo che sia più che riuscita. La presenza di questo pubblico straordinario, di questi gruppi professionalmente all'altezza del compito, credo che abbiano onorato ancora una volta la nostra città. È stata una festa per tutti, credo che sia stato un risultato più che positivo. Diciamo che il mandorlo in fiore è l'unione, è un profumo di amicizia, di cultura, vero? Diciamo che anche il linguaggio universale della musica che unisce i popoli, la musica non ha un linguaggio, riesce a colpire il cuore, raggiunge l'emozione stessa, la coscienza e il cuore di qualsiasi gente, per cui credo che sia non solo il ritmo, i suoni, ma anche chiaramente unisce i sentimenti della gente. Ci dico una cosa, lei l'ha sentito il profumo della cultura quest'anno? No, non l'ho sentito. E della spazzatura? Buongiorno! Dimmi. Buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Ioppolo, piacere. Io mi chiamo Salvo La Rosa, piacere. Vuole fare un saluto ai nostri amici di Camera Zen? Amici di Camera Zen, un saluto da Salvo La Rosa dalla Valle dei Templi di Agrigento. Ci conosceva, vero? Sì, come no, vi conosco benissimo, soprattutto conosco te. Siamo amici da tanto tempo, andavamo a scuola assieme nel 1954, eravamo già a scuola. Quindi logicamente sarà quale televisione è quella nostra? Lo sa. Certo, lo so, Teleacras, Camera Zen, no, Teleacras la conosco davvero, è una televisione storica siciliana, quindi ci ho anche lavorato in collaborazione quando è venuto il Papa qui in Sicilia. Ciao, che devo rientrare, ciao. Rientra, ora rientriamo tutti e due, ora. Non ci capivo niente di chi lo capisse, comunque. Mi passa una mezza piatta bucolo. Come sappiamo tutti da quant'è che c'è il presidente Fontana, tutto risulta alla perfezione, perché come si dice ogni fontana leva siti, giusto? Vero, vero. Che ci dice presidente allora di questa manifestazione che è il mandorlo in fiore quest'anno? Ma è stata una bellissima sagra, molto ricca, con la partecipazione di tanta gente. Abbiamo visto anche oggi la conclusione, la consegna del Tempio d'Oro, quanta gente, una cornice veramente che ci ha aiutato certamente in questa manifestazione, ci ha dato veramente una grossa mano d'aiuto. Finito. Vuole fare un saluto in particolar modo? Saluto a tutti i telespettatori che hanno seguito la sagra e speriamo che sia stata anche per loro una bellissima manifestazione anche quest'anno. E allora, duro è l'impegno per l'organizzazione della sagra, duro, ma usiamo il Viagra? No. Soltanto un gentiluomo, il signor Francesco Bellomo, direttore artistico, prego. Era una cosa che non facevo quasi mai, che era quella di dirigere, prendere un microfono e parlare di fatti di medicina. Non era Viagra, ma era Chalice. Ritengo che la cosa possa essere edificante. Mi lasci il microfono e non se ne possessi. Caro Bellomo, che cosa mi dice di questa sagra del mandorlo in fiore? Una bella sagra, siamo divertiti un po' tutti, diciamo che il prossimo anno non faccio più niente perché mi stufa. Come mai si è stufato? Poteva essere, non ha ricevuto minacce? Sono state delle donne che sono venute sotto casa sua a intimorirla? No, non è venuto nessuno, sono proprio io che sono stanco di organizzare la sagra, lasciamo un po' agli immigrati questa sagra. Benissimo, io potrei suggerire un nome, tale Ruoppolo, per la direzione artistica, cosa ne pensa? Io non la volevo dire, però dico che Ioppolo sia la persona giusta per organizzare la sagra. Perché l'organizzazione serale, diciamo, la festa conclusiva non si è fatta? Ecco, vediamo se molte persone non lo sanno. Perché il management di DJ Francesco, per tutta una serie di motivi che non voglio citare... No, le assegne erano pronte, corrimi, guarda, pronti, li facciamo vedere... Ecco, guarda, erano pronti gli assegni. Vabbè, allora andiamo noi a posto di DJ Francesco e si crede che ne pigliamo un altro. Può essere un'idea, potremmo trattare. No, ci sono stati dei problemi, DJ Francesco farà il festival di Sanremo. Silenzio! Il festival di Sanremo, quindi ci ha chiesto di essere sollevato. Poi siccome ho sentito che c'erano lamentele perché si voleva fare un concerto di piazza, daremo il concerto di piazza e come tale vi prometto che sarà Ruoppolo a condurlo. Grazie mille, direttore artistico. Ringraziamo il signor Francesco Bellomo. Buon uomo Bellomo. Ciao, grazie. Posso un attimo?
Posto un attimo. E chi cazzo? Faccio un saluto a tutti quelli di Catanzaro. Catanzaro, faccio un saluto a tutti quelli di Catanzaro. Ciao a tutti, sono Anna, te lo dico. Vabbè, un si capi niente. Alla Valla dei Tempi. Sicuro che il suo saluto arriva fino a Catanzaro, sicuro. Signor Nini Sciortino! Buonasera. Ciao, bello mio. Bello mio, chi dice? Un militare in semola, sta confidenza. Ci dica. Ciao, Ioppolo, ciao. Ci dica, questa manifestazione qua com'è riuscita? Sì, bene, diciamo un grosso affluenza di pubblico, siamo tutti contenti, il gruppo che ha vinto era prevedibile che vincesse, perché è un bel gruppo, il Messico, sì, va bene. Che fa? Do suggerimenti per parlare? No, assolutamente no. È contento, tutto contento? Bene a dire. Grazie mille. Tutti pronti insieme con Maria, con Nadia, con sottoscritto, un momento molto emozionante, quello qui il Tempio d'Oro che quest'anno da Agrigento vola verso il Messico. Sei contento? Molto contento. Oro Tempio, dammi la mia. Dai, no, per il prossimo anno a noi serve di nuovo. Un gin negrana. Ok, a posto, Tempio nostro, prossimo anno per soldi non ce ne deve. Ok, grazie. Scusa. Poi un attimo questo. Un attimo. Una spesa. Scusi. Un attimo questo. Che non ho capito. Ah, sì, non ho capito. Questo. Ciao. No! Ed Agrigento per il mandorlo in fiore. E tutto a voi, Camera